sei anni fa, quando sono arrivato a Venezia, ho visto un palazzo vuoto e abbandonato. Non mi sembra il modo giusto di gestire il patrimonio immobiliare. Già dal punto di vista della gestione immobiliare non è giusto fare niente. Quindi noi abbiamo voluto creare valore attraverso questo pezzo importante del nostro patrimonio, dando un uso nuovo a questo palazzo, che è molto importante in dimensione, molto importante anche come posizione. Noi abbiamo anche scelto David Chipperfield sulla base di quello che aveva realizzato prima e sulla sua capacità giustamente a portare innovazione in palazzi storici. È un modo di dare un significato al turismo, un altro significato al turismo. Queste persone che vengono giustamente a vedere Venezia e Piazza San Marco avranno anche possibilità di entrare in the Human Safety Net, di entrare in questo palazzo per capire questo messaggio di armonia, di pace, di tolleranza che è sempre stato il messaggio di Venezia. Fatto da un privato che si chiama Generali, su un palazzo che è delle Generali e che l'amministrazione comunale approva in pieno, cioè il ritorno a una grande fondazione, un'operazione internazionale che spiegherà meglio Generali, ma che noi condividiamo nel senso, cioè questa apertura al mondo e alle popolazioni del mondo. Poi un investimento di azienda privata che sa fare i conti e che dichiara pubblicamente che i conti gli tornano, cioè investire su uffici, su attività di lavoro in centro storico a Venezia ritorna nel tempo, cioè sono soldi sicuri, sono messi da parte per i prossimi decenni. E questo è l'invito che noi facciamo a tutti gli altri imprese e imprenditori: venite a investire a Venezia, fate una sede internazionale mondiale a Venezia del centro storico o a Mestre o a Marghera, su luoghi che comunque sono della città, di acqua o di terra. È un ritorno di immagine ed economico gigantesco. Il progetto prevede proprio questo, cioè il ritorno poi di posti di lavoro, perché ritornando le attività nel centro storico ritornano poi gli abitanti, il senso di abitare a Venezia, di risiedere a Venezia. Tant'è che nella storia, quando qualche decennio fa Generali ha abbandonato Venezia, il centro storico, per andare a Mogliano, di fatto ha aiutato a spopolare la città. In questo caso c'è un rientro del lavoro, rientreranno gli abitanti, rientreranno i giovani, la classe media.